Padre Pio come Mosè, quale mediatore fra Dio e il suo popolo. Così il cardinal Dario Castrillon Hoyos, presidente della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, ha descritto il compito affidato a Padre Pio nella nostra epoca. Lo ha fatto durante l'omelia della messa vespertina di domenica 16 settembre 2007. A causa dell'enormità del peccato con cui offendiamo Dio, ha premesso il porporato, c'è bisogno di chi interceda per entrare nell'abisso che il peccato ha formato fra noi e Dio e offrire una giusta riparazione per i nostri peccati. Penso proprio che si possa dire che Padre Pio è stato il modello più grande di un tale mediatore. Qual è il sacerdote? Vero ponte tra Dio e gli uomini. Padre Pio ha incarnato l'ideale del sacerdozio sacramentale, il cui centro consiste proprio nell'offerta insieme a Cristo di tutto se stesso per la salvezza dell'umanità. Quando ero prefetto della congregazione del clero, ho detto al ministro generale dei padri cappuccini: io voglio rubare Padre Pio per il clero diocesano, perché è lui un modello eccezionale. Lui non era un professore, neanche aveva fatto studi particolari di omiletica, ma la sua lunga vita sacerdotale era un continuo atto di mediazione celebrata quotidianamente nei sacramenti dell'Eucaristia e della penitenza. Tutta la sua vita è stata vita di preghiera incessante, un sacerdote orante e di sofferenza indicibile, un sacerdote vittima. Una vita di mediazione e di intercessione per l'intera umanità. Ogni giorno all'altare ha portato in particolar modo anche tutti i suoi figli spirituali per i quali aveva una cura particolare. Come un padre ed una madre li conosceva uno ad uno, totalmente identificato con Gesù crocifisso, ha insegnato a tutti i presenti che Gesù, che rinnova il suo sacrificio in ogni celebrazione della Santa Messa, come Mosè, con le braccia aperte proprio da questo luogo, ha elevato al cielo la sua preghiera, i suoi gemiti inesprimibili, intercedendo per tutti i peccatori, e questa offerta è arrivata fino all'estremo, fino all'effusione del suo sangue dalle ferite delle stimmate. Quante anime avrà riscaldato con questa effusione unita al preziosissimo sangue di Gesù? Solo Dio lo sa. Quante anime Egli continua a riscattare con la sua intercessione celeste, adesso presso il trono di Dio? Solo Dio lo sa. Come Gesù, che rimane sempre il nostro mediatore presso il Padre, e come Maria Santissima, che è la nostra mediatrice con il mediatore, così anche tutti i santi rimangono i nostri mediatori presso Gesù e Maria in cielo. Se questo è vero per tutti i santi, è vero anche per il nostro amato Padre Pio. Ciascuno di noi lo può perciò scegliere, come tanti lo hanno fatto, sua terra come in terra come suo protettore. Sentite cosa scrive Padre Pio al suo padre spirituale, Padre Benedetto, nel 1921. Il tutto si compendia in questo: sono divorato dall'amore di Dio e dall'amore del prossimo.
Dio per me è sempre fisso nella mente e stampato nel cuore. Mai lo perdo di vista. Mi tocca ammirare la sua bellezza, i suoi sorrisi e i suoi turbamenti, le sue misericordie e le sue vendette, o meglio, i giusti rigori della sua giustizia. Per i fratelli, poi, ahimè, quante volte, per non dire sempre, mi tocca dire a Dio, giudice, con Mosè, o perdona questo popolo, o cancellami dal libro della vita. Che parole eroiche dette da Padre Pio. Che brutta cosa è vivere d'amore. Solo lui poteva dirlo così. Che brutta cosa è vivere d'amore. Bisogna morire in tutti i momenti di una morte che non fa morire, se non per vivere morendo e morendo vivere. Ahimè, chi mi libererà da questo fuoco divoratore? Pregate, Padre mio, perché venga un torrente di acqua a refrigerarmi un po' da queste fiamme divoratrici che in cuor mi bruciano senza alcuna tregua. Dall'epistolario di Padre Pio. Si vede da questo brano che Padre Pio era consapevole del ruolo che il Signore gli aveva affidato di stare come Mosè sul monte per intercedere per il suo popolo, dando la sua vita affinché tutti si salvino. Nel Vangelo odierno abbiamo sentito Gesù parlare dell'infinita misericordia di Dio, quella misericordia della quale Padre Pio è stato ministro durante tutta la sua vita sacerdotale. Quante anime ha riconciliato con il Padre per mezzo del sacramento della penitenza. Ma per lui c'era sempre un prezzo da pagare, un prezzo che lui ha pagato invece del peccatore. Il grande segreto della sua vita sacerdotale era questo. Lui ha capito dal momento della sua ordinazione che non poteva esercitare bene il suo sacerdozio senza essere allo stesso momento vittima come Gesù stesso. Se Padre Pio celebrasse questa Santa Messa, certamente, alla luce delle letture di oggi, ci inviterebbe alla conversione. La misericordia non è per dare serenità nel peccato, ma per dare luce di amore per la conversione. Convertirsi significa innanzitutto, come ci insegna la parabola odierna, un rientrare in se stessi per ritornare alla sorgente della nostra vita, Dio, amore. Senza la preghiera questo cammino è impossibile. La nostra preghiera deve perciò continuamente rinnovarsi per diventare vita di preghiera. Il Santo Padre Benedetto XVI, che più volte nel suo Magistero ha citato l'esempio di San Pio di Pietrelcina, ha fortemente ribadito l'importanza della preghiera, dicendo che essa non è un accessorio, ma è una questione di vita o di morte. Il figliol prodigo era morto ed è ritornato in vita, come dice il Vangelo, perché ha ritrovato il dialogo interiore con il Padre. Anche noi, per rimanere vivi, dobbiamo perciò ogni giorno
ravvivare questo colloquio con Dio. La preghiera prediletta di Padre Pio era il Santo Rosario. Sono innumerevoli le corone del Rosario recitate da lui nel corso della sua vita. Affidiamoci con gioia alla Madonna delle Grazie, soprattutto invocandola ogni giorno con il Santo Rosario. Così diventeremo sempre più veri discepoli di Cristo ed imitatori del nostro amatissimo Padre Pio. Amen.